Benvenuta, sindaca. Tanto buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ma abbiamo vissuto delle fasi in cui spesso l'emergenza veniva collocata con delle immagini, no? Io ricordo il periodo dove si additavano i runner, poi insomma siamo passati in diverse fasi. Adesso il tema che in qualche modo è molto mediatico è il tema dei giovani. Noi a Torino abbiamo una situazione un po' particolare perché in realtà da noi riprendono le attività di ristoranti e, come dire, ristorazione a partire da Da sabato. sabato. Quindi, come dire, c'è stato un ritardo rispetto alle altre regioni. Però cosa stiamo facendo? Noi stiamo lavorando con i commercianti per garantire comunque una serie di regole che permettano ai ragazzi, di poter tornare a conquistarsi degli spazi, ma con responsabilità. Cioè, il tema è sempre come vivi queste, come dire, libertà che abbiamo riconquistato con fatica. È chiaro che non vorremmo ritrovarci nella situazione di dover chiudere, i locali e chiudere spazi di libertà, però non possiamo sempre generalizzare, cioè c'è un'immagine magari di una persona che sbaglia e sembra che quello sia lo specchio di un paese, di una città. A Torino la stragrande maggioranza ha rispettato le regole, qualcuno non l'ha fatto, ma quello non è l'immagine di tutto il paese, di Sono tutta una molto città. d'accordo. Marco da Milano, io insomma intendevo dire anche un'altra cosa, cioè ce la prendiamo con quelli che non sono particolarmente responsabili. In realtà ci aspettavamo in questa fase di avere le 3T, no? Test, tamponi e tracciamenti. E questo è lievemente in ritardo, direi, per usare un eufemismo. Lievemente è un eufemismo, Mirta, ed è esattamente questo il punto della questione. Il lockdown così lungo, così prolungato, così sofferente per milioni e milioni di italiani ha creato una situazione di anno zero dal punto di vista certamente economico, purtroppo, ma dal punto di vista sanitario. Può essere un vantaggio perché ci permette di azzerare la situazione e di tracciare e di monitorare quello che succede come se fossimo ripartiti da capo. Naturalmente è una condizione che ci siano quei dispositivi, dai test all'app, ai dati che le regioni stanno o dovrebbero accumulare Allora, per io sento poi un po' male ripartire il sistema. l'audio di Marco, lo sento un po' metallico, casomai la regia mi può aiutare un pochino a sistemarlo? Nel frattempo vi faccio vedere una cosa, la porto dalla sua Torino, cara Appendino, la porto a Napoli, la mia città, tra l'altro sono molto legate Napoli e Torino tradizionalmente. Ecco, guardi lì, quel mare meraviglioso, quello è Posillipo e Ludovica è in un lido, giusto Ludovica? Sì, Mirta, sono al bagno Elena, a fianco a me c'è Mario Morra, la sua famiglia è la terza generazione di gestione di questo posto che normalmente, per farti capire il numero dell'assembramento quotidiano, sono 700 persone orientativamente e che ora però chiaramente saranno dimezzati. Sicuramente, stiamo aspettando le linee guida regionali, attualmente in Campania la balneazione è ancora sospesa. Linee guida nazionali che spero, regionali che spero regolino anche l'accesso alle spiagge pubbliche. Ecco, perché aspetta, prima di Perché voi dirlo, infatti, Mirta, rischiate, tu lo vedi certo, qui rischiate alle che mie da voi spalle è c'è pieno la di regole e la spiaggia pubblica Esatto. invece succede qualunque cosa e questo è il grande Quindi qui rischio. è chiarissimo perché è confinante. Quindi chiunque vada nella spiaggia libera di fatto poi può venire a prendere un caffè o può Allora, fatemi pranzare parlare qui al con Lido di Mario. E l'Appennino quindi perché poi la penso, responsabilità su chi scusatemi, ricade. voglio questo tema delle regole, no? Regole diverse regioni per regioni, regole molto stringenti, certe volte ai limiti della persecuzione, cioè i famosi 4 metri quadrati per ogni ombrellone, 3.000 problemi per i bar. Non rischia di mettere davvero poi in ginocchio chi cerca di fare bene le cose e di invece agevolare chi troverà i sotterfugi? Lo sta chiedendo a me? Scusi, Sì, perché non ho sentito. stavo parlando con lei, le Sì, chiedevo se ma queste io regole... vorrei. No, mi ha Sì, sentito. io penso che si debba vedere in un altro modo, e cioè che noi abbiamo chiesto, parlo come governo, ovviamente alle imprese, come diceva anche Marco da Milano prima, e alle nostre famiglie di fare sacrifici enormi, economici, fisici e psicologici, che non sono da sottovalutare in questo periodo di lockdown. Ora abbiamo chiesto alle imprese di mettersi, come dire, in un contesto che possa garantire la sicurezza a chi frequenta quegli spazi. E
E io devo dire che per quello che ho visto, le imprese, nonostante la mancanza di liquidità, nonostante il fatto che non hanno lavorato, hanno fatto un ulteriore investimento economico per mettersi nelle condizioni di poter garantire queste regole. Quindi l'appello che io faccio è in realtà rivolto al contrario, cioè questo significa che noi, come dire, consumatori, dobbiamo provare, se possiamo, siamo nelle condizioni di utilizzare questi spazi e andare da chi è in regola, quindi evitiamo assolutamente abusivi che non garantiscono la nostra sicurezza, in particolare in questo momento, come sempre, ma oggi è ancora più importante. E dall'altra parte cerchiamo per quanto possibile di consumare per dare una mano a queste piccole imprese che sono in un momento veramente complicato. E chiudo sul tema dei controlli. I controlli noi li facciamo e sono importanti, però non possiamo immaginare che nelle nostre città in ogni metro quadro di spazio ci sia un vigile, un poliziotto. Le regole ci sono di buon senso e sta a noi rispettarle, perché è importante rispettarle per la tutela della nostra comunità e della nostra salute. Allora, voglio arrivare a caso Piemonte, ai numeri del Piemonte, ma voglio passare da Codogno, perché mi ha fatto un regalo Andrea Milluzzi, mi ha fatto rivedere Alice, che ho conosciuto nel lockdown, era sempre chiusa in casa con i suoi genitori, era sempre allegra e sorridente, lo è ancora. Alice, sei contenta di essere uscita di casa? Sì. Dove stai? In un negozio di cioccolatini? Nella pasticceria. Oh, che meraviglia! Cosa pasticcino? Bene, com'è tornare, no. Tornare fuori casa, dieta, vedere Mirta. Gli amici? Hai visto degli amichetti? No, perché abitano un po' lontano da me, quindi non li posso vedere, però di solito sto con la mia vicina di casa, che è anche lei una grande mia amica. Bene, quanto è carina. Va bene. Allora, quello è Codogno, Chiara Appendino, dico anche a Marco da Milano, siamo tornati a Codogno 3 mesi dopo. Io ero in diretta la mattina in cui Codogno chiuse completamente, quel 21 di febbraio. Ebbene, si riprende a vivere. Eppure sulla Lombardia, come sapete, aleggiano molte polemiche. E anche, insomma, il nord, perché c'è i casi in Veneto, i casi in Piemonte. Ancora ieri in Piemonte c'erano tanti casi, no? Sia in Piemonte che a Torino. E dall'altra parte, Appendino, ci sono ancora tante proteste. A me mi ha molto colpito questa manifestazione a Torino degli infermieri, che sono arrabbiati per tanti motivi. In primis perché li chiamano eroi, ma non gli danno poi gli aumenti, hanno avuto un euro in più di aumento. Ma anche per quelle famose, pazzeschi, camici fatti con sostanzialmente sacchi dell'immondizia. Che idea si è fatta di quella vicenda? Intanto che, come giustamente lei diceva anche prima, ci siamo molto soffermati sul tema del rispetto delle regole, di come i cittadini, come dire, hanno rispettato o non rispettato, in larghissima minoranza, perché la maggior parte ha rispettato il lockdown, e abbiamo lasciato forse un po' da parte anche nel dibattito pubblico il reale tema, o comunque che è altrettanto importante, cioè il tema sanitario, sia per la fase 1 sia per la fase 2, in particolare la fase 2. La fase 1 ha visto un sistema sanitario, ovviamente come sapete noi come sindaci non abbiamo competenza in materia di tamponi o test sierologici, però ha visto un Piemonte e un territorio credo nazionale, il nord è stato fortemente colpito, più del sud, impreparato, sia dal punto di vista, come dire, del materiale, del famoso DPI, quindi tutti i dispositivi di sicurezza, sia proprio nell'affrontare un'emergenza che era inedita e non conoscevamo. E questo ha messo a dura prova il nostro territorio. Ho capito, ma io quando vedo quelle buste lì e penso che un infermiere va a lavorare con quelle buste, mi si attorciglia lo stomaco, Appendino. Assolutamente, stavo arrivando a questo. Quindi quello che sto dicendo è che ha visto il sistema sanitario impreparato e questo ha purtroppo avuto ripercussioni sugli operatori che erano in prima linea. Che non solo è stato un problema per gli operatori, a cui va evidentemente la nostra solidarietà, che non sono solo coloro che lavoravano negli ospedali, abbiamo anche le OS nelle RSA, insomma. Ma c'era dove tanta nasce, prima secondo linea lei, Appendino, che non il problema, era nelle condizioni. La regione, lo Stato centrale, chi ha sbagliato a suo parere? Guardi, io le dico onestamente che è stato complicato anche per noi capire il materiale, come veniva gestito, come transitava dal governo alle regioni. Quello che posso dire è che per quanto mi riguarda io ho cercato sempre di non fare polemiche, perché io penso che in questo momento i cittadini non avessero bisogno di vedere istituzioni che litigavano, ma ho sempre sollevato e sollecitato la regione affinché
fossero destinati i DPI e fossero fatti i tamponi, tutto quello che era necessario. È evidente che qualcosa non ha funzionato. A proposito di litigi, Marco da Milano, spero che ti sento meglio. Essendo tu un raffinatissimo osservatore della politica, avrai notato che stamattina, dopo che Conte ha parlato aprendo alla opposizione, arriva Ricciardi e comincia a menare come un fabbro sulla regione Lombardia, al punto che Giorgia Meloni fa un intervento e dice: è studiato, il premier fa finta di aprire, e poi dopo invece i 5 Stelle continuano a dire che la Lombardia ha sbagliato tutto. È una strategia, non c'è nessuna voglia di dialogare. Mi spieghi cosa è accaduto dal tuo punto di vista? Poi sentiamo anche l'Appendino. Ma intanto c'è stata un'intervista del premier Conte al Foglio questa mattina, dove diceva alle opposizioni: lavoriamo insieme su alcuni temi. Quindi è sembrata appunto un'apertura, questo si riferisce alla Meloni, era anche un tentativo, se vuoi, di dividere le opposizioni che già sono di loro belle divise, la manifestazione del 2 giugno, l'atteggiamento nei confronti del MES che divide almeno Forza Italia da Lega e Fratelli d'Italia. Ma sulla questione litigi, se mi permetti, vorrei chiedere una cosa alla sindaca Chiara Appendino, credo sia una domanda di interesse generale però. Abbiamo visto la manifestazione di infermieri, abbiamo visto anche altre manifestazioni, tassisti, i venditori ambulanti, tutto fa immaginare che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, questo tipo di manifestazioni si moltiplicheranno. Abbiamo visto alcuni sondaggi, cito quello di Alessandra Ghisleri, ma anche quello di Ilvo Diamanti, che danno una fiducia nei confronti delle forze politiche estremamente bassa al termine dell'emergenza coronavirus. Un tempo avremmo detto tutti questi movimenti di protesta, questi movimenti di rivolta finiranno per votare il Movimento 5 Stelle. L'avremmo detto nel 2016, nel 2015. Oggi che il Movimento 5 Stelle è invece il partito dei toni bassi, perché io anche l'altro sera stavo da Giovanni Floris col presidente della Camera Pico e lui diceva: attenzione a fare polemiche perché altrimenti si fa il male del governo, il male come è cambiato il mondo. Il Movimento 5 Stelle è diventato il movimento dei abbassiamo i toni. Bene, chi rappresenterà politicamente la protesta che comincerà inevitabilmente nel Appendino, paese? Appendino, mi sembra una domanda molto interessante. Appendino. Sì, vorrei solo precisare perché forse non sono stata chiara, non sono stata compresa. Io quando parlavo di polemiche non parlavo del legittimo diritto di manifestare da parte di categorie o persone, come mi è stato citato come esempio, che hanno vissuto e stanno vivendo momenti di difficoltà. Però io mi riferivo alle istituzioni. Chi la rappresenta adesso, chiede da Milano, una domanda certo, molto importante. Arrivo, no, però vorrei precisarlo perché è un tema diverso quello che poneva Marco da Milano. Cioè io penso che le istituzioni debbano collaborare e le responsabilità dovranno essere accertate, ma la polemica politica su questo all'interno delle istituzioni in questo momento secondo me non è un messaggio che aiuta. Per quanto riguarda invece quello che diceva Marco da Milano, non so chi raccoglierà onestamente questa rabbia. Quello che so da sindaca, e ho denunciato peraltro dall'inizio di questa emergenza, è che l'emergenza sanitaria sarà sempre più un'emergenza economica, sociale e psicologica. E le città e i sindaci, che sono il primo terminale del paese, se non avranno gli strumenti adatti, che significa risorse e la possibilità di accompagnare, rischieranno di vedere le città trasformate in bombe sociali. Ho usato un'espressione molto forte, ma io francamente lo ripeto anche oggi. Quindi Stato deve credere nei sindaci, che non sono forze politiche, e devono dare risposte. Cassa integrazione deve arrivare in fretta. Guardi, la liquidità deve arrivare in fretta, quello perché che sennò fatto la rabbia monterà. De Magistris, la devo fermare, devo andare in pubblicità. Poi la domanda delle domande per lei. Lei immagina qual è la domanda delle domande? Se la immagina pure da Milano. Pubblicità che me la faccia lei. Torniamo subito. Mambo. Ah, pensavo avessimo mandato una clip, non avevo capito. Chiara Appendino, domandone, ma lei, la vedo qua nella foto sul balcone di Roma con la Raggi, ma lei si ricandida a sindaco di Torino? Guardi, lo dico da mesi che deciderò dopo l'estate che cosa farò, adesso
Francamente siamo impegnati nell'emergenza e non credo che sia il momento di affrontare questo tema anche delle nostre regole. Io penso che dopo l'estate sia corretto che, come dire, chi è in carica decida e lo farò in quel momento. Allora, Marco da Milano, faccio a te una domanda. Cosa decide dopo l'estate Chiara Appendino, secondo te? Al di là della sua scelta personale, che ovviamente rispettiamo, c'è una questione politica. Non c'è solo il se mi ricandido, ma anche con chi si ricandida. Nel senso che, sono rapidissimo, la novità politica di oggi si chiama Cantieri, no? Renzi ha chiesto un'apertura, uno snellimento delle pratiche burocratiche, Conte ha detto bene, Di Maio anche. Noi non possiamo dimenticare che una delle spinte alla candidatura di Chiara Appendino venne dal movimento Notav, così come la sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto no alle Olimpiadi. Allora, vogliamo dire che quella fase non c'è più, è finita. Oggi il Movimento 5 Stelle diventa addirittura il partito che dice cambiamo il codice degli appalti. Siete diventati governativi, Appendino dice da Milano. Il modello Genova. Bene, con chi? Quindi col PD, con lo stesso partito della maggioranza nazionale, e per fare cosa? Ecco, questo mi interesserebbe anche di più della scelta personale del sindaco. Appendino, al volo per poco tempo. Allora, io vorrei esprimere la mia opinione sul tema cantieri e, come dire, e codici appalti, su cui io come sindaco insieme a tanti sindaci abbiamo posto la questione che secondo noi bisogna accelerare e sburocratizzare, e lo dico perché se vogliamo immettere risorse economiche nelle nostre comunità è importante che le procedure siano veloci. Quindi allora, scusi, però devo arrivare al punto. Però quello lo diceva Renzi, di essere candidata dal PD, Appendino? Anche dal PD? Non ho capito perché avete parlato in due. Accetterebbe di essere candidata anche dal PD? Ma guardi, il tema non è la mia ricandidatura, il tema è che cosa vogliamo fare. Io ho portato avanti dei progetti, come la seconda linea della metropolitana. Vabbè, ci starebbe. Chi vuole mettere la mobilità alternativa al centro delle tematiche, ad esempio, ambientali in cui io credo? Allora, io non escludo che si possa allargare l'orizzonte e guardare, come dire, in modo più ampio a quello che è strettamente il movimento, ma il tema che riguarda allora, la mia città, me e il movimento, che cosa vogliamo fare? Non è che Appendino il punto. Potevamo parlarne ancora molto, dovete tornare tutti e due, anche tu Marco che ti sentivo male oggi, devi tornare presto.